Saranno forse i cambiamenti climatici in atto o magari semplicemente le cure che il proprietario gli dona da 8 anni. Fatto sta che, passando per Calcinelli in direzione Saltara, ci si può imbattere in un esemplare di cactus alto più di 2 metri che rappresenta per Vasilis, un simpaticissimo signore di origine moldava ma che da tempo vive qui, un motivo di orgoglio. Ha preso questa cactus, la fiera di fiori la fanno. Piccolo, piccolo, perché mi troppo piace i cactus. Io ho preso e cresciuto, ho visto lui cresce e sempre ho dato acqua. Queste piante, caratterizzate dalla presenza di acqua all'interno e spine al posto delle foglie, possono raggiungere altezze molto importanti, da 1 centimetro fino a quasi 20 metri, con fiori grandi che di solito fioriscono di notte perché impollinati da insetti notturni come falene e pipistrelli. Sì, sempre così fuori inverno come adesso. No paura, gelato. Solitamente si adattano a temperature molto alte e climi aridi, ma l'esemplare di Vasilis resiste anche l'inverno e per evitarne la rottura è stata creata appositamente una sorta di impalcatura di sostegno che lo sostiene ben eretto, svettando sulle strade cittadine. Sì, qui stavo messo perché lui è troppo alto e posso casca. A questa braccia sempre perché c'è fiori grande e molto e quando loro sono pesanti e si rompono. Qui prima ho stato sempre braccio, eccolo qui. E ho avuto 18 fiori e quando ho dato fiori si rompo. E io adesso ho messo questa, fermato così più forze. Cioè. E allora fatte le dovute raccomandazioni per evitare di pungersi o di traumatizzare la pianta, tutti a Calcinelli per un selfie col cactus.